Allora, prima di tirar fuori comunque drone e quant'altro, io quello che faccio è controllare due applicazioni. La prima applicazione è WAV Forecast, per vedere se è tutto ok a livello fisico atmosferico per volare. Sì, bello per volare. E poi sul sito di Flight controllo le mappe. Le mappe di Flight sono fondamentali per sapere se in quel posto puoi volare oppure no, o se c'è qualche restrizione particolare, anche temporanea, e quindi è importante guardare sempre, anche se per dire hai volato in questo posto ieri, avevi guardato ieri, ecco, guarda anche oggi. Ok, andiamo a vedere di Flight cosa ci dice, se ci dice. Diamo il tempo un attimo perché prende veramente male. Ok, zona gialla, quindi 45 metri d'altezza. Perfetto, sono in mezzo al Brembo. In realtà non dice una stupidata, è preciso, è che è molto molto secco, in secca. È molto in secca, quindi ho questa possibilità. Va bene, ok, allora niente, estraiamo tutto. Accendiamo il radiocomando. Ricordiamoci che prima di volare non dobbiamo assolutamente mai avere fretta. Accendiamo anche il drone. Ora devo fare comunque attenzione al fatto che fa caldo ed è luna, quindi potrei avere il problema di un surriscaldamento dell'iPhone e quindi lui, è come è noto, abbassa la luminosità e la abbassa veramente tanto, fino a non vedere una bene amata. Quindi la prima cosa che faccio, intanto operazioni preliminari da fare, abbiamo controllato l'altezza ed è un'altezza di 45 metri. The home point has been updated. Va benissimo. Please check it on the map. Quindi metto un paletto massimo così com'è, va bene lo stesso per i canoni di sicurezza. Satelliti presi. Va bene ragazzi, possiamo partire. Facciamo partire la registrazione prima ancora di attivare il drone. Non so se farò un volo lungo proprio per questo motivo, Take off. Allora. The home point has been updated. Please check it on the map. Sì, in effetti non si vede molto. In realtà c'è vento, non so se si sente. Allora, andiamo a dare un'occhiata. Ah, sono dei volatili in alto. Allora, questa è la situazione del Brembo. Andiamo un filino più su. È un po' in secca, poveraccio, eh. E sono un po' contro luce. Vabbè, quindi guiderò a vista.
facciamoci un giro. Non vedo nulla sul display. Ok. Non vedo proprio niente, non è bello, eh. Ci sono dei volatili. Vediamo se riesco. Non vedo niente. Vediamo. Se si vedono. No, proviamo così. Allora, quindi metto porta. Peccato che non vedo niente. No, di là non ci sono. Bello guidare. Come va, scatti? Mi sa che è un po' caldino, eh? Non ce la può fare. Niente, vengo giù. Mi piace molto guidare così. Facciamoci un giro così panoramico. Che lui risponde. Magari è appesantito per la registrazione. Niente, vengo giù, mi sono già rotto.